Buon pomeriggio e bentornati a Sport Report del sabato. In apertura una ampia pagina dedicata al basket. Cominciamo con la Serie A2 per la cestistica San Severo. Si cerca un importante riscatto per il settimo turno di campionato. Dopo la batosta subita da Scafati, adesso si cerca di puntare ad una trasferta in cui obbligatorio è vincere contro la formazione di Cento al Pala Barbuto di Napoli. I gialloneri, dunque, dopo aver viaggiato a corrente alternata, complice anche numerosi infortuni, scenderanno sul campo in una partita che potrebbe significare molto anche per quanto riguarda la zona salvezza. E poi i padroni di casa sono gli ultimi arrivati in categoria grazie ad un ripescaggio, ma hanno comunque un roster di tutto rispetto. Andiamo a vedere il quadro completo di questa settimana giornata del campionato di Serie A2 di basket con l'aiuto della grafica. Rieti Forlì, Scafati Pistoia, Ferrara Stella Azzurra Roma, Cento Cestistica San Severo Latina Chieti e Ravenna che affronterà Roma Eurobasket. Ed ora il campionato di basket Serie B, perché dopo la vittoria con recriminazioni e polemiche inerenti la sfida contro il Nardò, vinta dalla formazione dell'Lions Basket Bisceglie dopo tre tempi supplementari con il punteggio di 99 a 98, i Leoni di Gigi Marinelli sono attesi al delicato confronto contro Ruvo, che è in piena salute ed a punteggio pieno dopo due turni di campionato, dopo due successi contro Molfetta e Catanzaro. Dunque, il collettivo bisceglierese vuole ancora crescere con l'intenzione di ben figurare in un contesto come quello della Serie B decisamente competitiva. Diversi gli elementi di interesse per una gara che si preannuncia comunque ricca di contenuti agonistici e spunti tecnici. La partita è in programma domenica alla Pala Ruvo di Bisceglie. Andiamo a vedere anche in questo caso con l'aiuto della grafica il quadro completo di questa giornata, la terza della stagione, con Taranto Molfetta, Action Now Monopoli Catanzaro, Viola Reggio Calabria, Nardò, Ruvo di Puglia contro Parma Bisceglie. Ricordiamo che tutte le partite che sono state menzionate inizieranno alle 18. Calcio, è cominciata l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. Il Sassuolo, dopo un momento di difficoltà, si riscatta e torna al secondo posto in classifica. I romagnoli, infatti, hanno battuto nell'anticipo del venerdì sera il Benevento con il punteggio di 1-0, grazie alla rete segnata su calcio di rigore da Berardi. Oggi tre partite importanti, sia per quanto concerne la zona salvezza che per quanto riguarda lo scudetto. Alle 15 sfida all'uscita tra Crotone e Spezia, mentre alle 18, importante ancora di più, Torino-Udinese. Poi alle 20:45 all'Olimpico la Lazio, dopo la conquista dei sedicesimi di Europa League, affronta una delle rivelazioni di questo inizio torneo. Un Verona che non vorrà certo fare la divina sacrificale e cercherà il colpo grosso all'Olimpico. Ed è tutto per questa edizione di Sport Report 24 del sabato. Grazie per essere stati con noi e per averci scelto. La nostra informazione torna domattina con il telegiornale alle 9. Buon fine settimana e restate con noi.